Sull'isola dei famosi 2016 è già tempo di crisi. Il primo a mostrare la nostalgia di casa è stato Marco Carta. Dopo aver trascorso un solo giorno sull'isola, ha detto di sentire di non farcela. Alle telecamere del programma di Canale 5 ha confidato: "Oggi è il primo giorno e mi devo abituare. Devo abituarmi all'idea di stare su un'isola e di essere lontano dalle persone che amo. Non sto bene, sto male dentro. È molto più dura di quanto mi aspettassi." Jonas Berami e Mercedes Zenger, vedendolo giù di morale, lo hanno subito raggiunto provando a dargli conforto. Gli hanno proposto di fare una passeggiata per cercare di cambiare stato d'animo. A loro, il cantante ha spiegato: "Io non ce la faccio più, sto sclerando. A parte gli scherzi, io supero questo momento e siamo solo al primo giorno. Non ce la faccio. Se il primo giorno è stato così lungo, come passeranno 2 mesi?" A questo punto è intervenuta anche Simona Ventura, che ha spiegato al cantante che sull'isola i ritmi cambiano. Quelli frenetici della vita quotidiana lasciano spazio ad un'estrema lentezza a cui occorre abituarsi pian piano. Noi siamo pieni di impegni quando siamo nelle nostre case. Dischi, viaggi, giri e Marco, qui devi trovare la maniera di calare un po' il ritmo. Prima di partire, Marco Carta ha dichiarato che l'isola dei famosi sarebbe stata una sfida con se stesso. È una sfida con me stesso. E poi quando guardavo l'isola da casa, pensavo che mi sarebbe piaciuto poter affrontare una simile avventura. Ora che è riuscito a raggiungere il suo scopo, di certo terrà duro e troverà la forza di restare nel programma. Chi se ne frega.